Questi li ho appena comprati. Ma come li hai comprati? Ma li ho fatti io! Ah. Ricoperti di cioccolato, mamma mia! Prendo 100 grammi di noci e le metto in un frullatore. Io sto usando un frullatore con le lame a esse. Ora aggiungo 50 grammi di semi di zucca. Aggiungo 15 grammi di cacao amaro. Chiudo e frullo bene il tutto. Vediamo un attimo. Perfetto! Questa è la consistenza che dobbiamo ottenere. Ora aggiungo 30 grammi di quinoa soffiata. Se non la trovate al supermercato, potete ometterla oppure sostituirla con dei semi, per esempio semi di girasole oppure dell'uvetta anche. Chiudo e frullo per pochi secondi. E ora aggiungo 180 grammi di datteri, ovviamente senza il nocciolo, mi raccomando. A questo punto aggiungo anche 3 cucchiai di acqua per ammorbidire un po' il composto e se necessario, man mano che frulliamo, ne aggiungiamo ancora. Controlliamo la consistenza e io lo vedo già che è perfetto. Vediamo un po'. Deve essere appiccicoso, ma non troppo e abbastanza malleabile. Perfetto. A questo punto ci bagniamo leggermente le mani, preleviamo del composto e andiamo a creare dei medaglioni. I medaglioni. Prima otterremo una polpetta, poi cerchiamo di modellarla meglio in modo da ottenere questa forma. Poi Ok. qui decidete voi quanto volete essere precisi. Io sono abbastanza pignola e quindi li voglio perfetti o quasi. I nostri medaglioni sono pronti, quindi li metto in frigo per circa 20 minuti e poi continuiamo. Ora prendo 150 grammi di cioccolato fondente e lo taglio a pezzetti. Metto il cioccolato nella ciotola. Ora aggiungo 30 grammi di olio di semi. Qui ho una pentola con dell'acqua, la sto facendo scaldare perché andremo a sciogliere il cioccolato a bagnomaria. Ci siamo quasi. Il cioccolato è pronto, quindi spegniamo e ci spostiamo di là. Io ho messo il cioccolato in una ciotola più piccola e ora andiamo a immergere i nostri medaglioni. Hai visto? Ora li metto su una griglia con sotto un piatto e faccio la stessa cosa con tutti gli altri. Diana, questa ricetta è davvero golosa. Lo so. E ora queste bellezze vanno in frigo per circa 2 ore. Ci vediamo dopo. Allora, i nostri cioccolatini sono pronti, dopo 2 ore in frigo li abbiamo tirati fuori, ma prima di andare ad assaggiarli lasciate un mi piace a questo video, mi raccomando condividetelo anche, un piccolo gesto come questo può aiutarci veramente tantissimo. Andiamo a vederli. Andiamo a vederli. Wow. Guarda che meraviglia. Che belli. Poi sono lucidissimi. Ne Hai visto? tagliamo una a metà. Sono spaziali, ragazzi. Mi stai facendo venire un'acquolina, Diana. Mamma mia, Buoni? sembra di mangiare un pasticcino pregiato, Ah sì? delizioso.